Buon pomeriggio, sono salito da Varisella che è lì sotto. Sono arrivato attraverso un sentiero che è il 4. Purtroppo non ho una gran memoria per i numeri. Comunque, il sentiero che da Varisella porta al Monte Colombano. Io in questo momento sono arrivato al Col dei Maschi, che è praticamente sullo spartiacque tra la valletta di Varisella e la val, diciamo che qui è la val di Viù, ma diciamo così, alla nostra sinistra c'è la Val della Torre, a destra la valle di Viù. Qui vi voglio far vedere una cosa, che Varisella ha due dorsali che la chiudono, una è quella del Monte Lera, che si vede in questo momento, e una è quella del Monte Colombano, e praticamente così, è una specie di acrocoro, come vedete poi è molto chiusa in fondo, molto particolare come valletta. Adesso io andrò là, dove forse si intravede che c'è là, che c'è una specie di costruzione di pietre. Ma adesso vi voglio far vedere da questa. Purtroppo la giornata non è bellissima, nel senso che non c'è il sole e va bene, ma in realtà non c'è, come dire, non piove. Ecco, questo almeno è positivo. Ecco, qui abbiamo, si vede bene, il Monte Arpone, questo qua, questa dorsale che parte da lì, dal Colle delle Lunelle o Lunella. Quella cosa bianca è il pilonetto, cioè un pilone votivo sopra quella cimetta. Poi si scende sul Colle Portia e poi si risale e si fa l'arpone. E dietro l'arpone si scende al Colle dell'Is. Qui sotto invece è Val della Torre. Ah, tra l'altro c'è anche un pilonetto qua dietro, che non mi ricordo come si chiama. Qui c'è Val della Torre qua sotto, vedete? Non si vede Val della Torre, è sulla sinistra, e queste sono le ultime propaggini. Invece di qua si sale, molto carina questa dorsale, e si arriva al Colombano. Diciamo che qua siamo a 1400 e passa, Colombano credo che sia 1500, quindi è più lo spostamento orizzontale che verticale, insomma, che il dislivello. Bene, io vi saluto e vi ringrazio. Vi ringrazio, nel senso, vi ringrazio per avermi ascoltato. Ciao. Eccoci all'ultimo pezzo. Diciamo che quello più impegnativo sono facili roccette, come si suol dire, ma veramente, ah, porco, scusate, veramente molto breve e molto più, come dire, facile di quel che sembra, perché in realtà c'è un sentiero, cioè c'è un sentiero con erba che si dipana su questa cresta rocciosa, ma è veramente molto molto facile. Anzi, direi che con un po' di attenzione, siccome non è mai esposto, si può far fare anche ai ragazzini, così si divertono e imparano un po' la montagna. E praticamente niente, qui si arriva quel castello di rocce dietro il quale c'è la meta con una croce e una specie di colonna di pietre che è stata fatta chissà quando, chissà da chi. Beh, di solito in questi casi, essendo delle montagne di paese, no? Sono fatti questi, così, questi piccoli, da piccoli, per modo di dire, che poi costa molto fatica fare questi lavori di rocce. Però, come si suol dire, l'unione fa la forza e gli abitanti, chissà, probabilmente si facevano dei falò, dei festeggiamenti per quando si
festeggiava il patrono, magari d'estate, qualche festa di qualche santo, si andava a fare queste gite collettive che ancora adesso bisogna dire vengono fatte. Ad esempio alla Madonna della Neve, che da qui non si vede, ma è praticamente lì. Anzi, questo è il Monte Lera, quindi qui, se non vado errato. E praticamente questo qui dovrebbe essere il Bernard. E questa è la punta Fornà. Niente, dicevo che lì viene fatta una processione dagli abitanti, da chi vuole partecipare ovviamente, che arriva fino alla Madonna della Neve, dove si fa anche un piccolo rito. Io non sono cattolico, non sono neanche cristiano, però sono cose interessanti, bisogna dire, sono tradizioni che secondo me vale la pena così vedere almeno una volta, se non altro anche come esperienza antropologica. Eccoci qua, questo è il castello di rocce che secondo me sembra fatto per far divertire le persone, perché sono quattro rocce messe così e io spero che non mi venga il mal di mare, perché chiaramente sto camminando su un terriero, su un sentiero disconnesso e così balla tutto. Allora qui l'abbiamo visto da lontano e sembrava assolutamente chissà cosa, invece come si vede? Allora qui ci sono dei segni, ma non sempre sono dei segni, nel senso che ognuno mette i segni un po' dove vuole. Diciamo che in realtà, secondo me, vabbè, poi ognuno si passa dove vuole. Secondo me l'accesso un po' più facile è questo. Si fa questa S, guardate che bella roccia, guardate queste stratificazioni, molto molto. Ci vorrebbe un geologo in sala per sapere bene come si è formata. Comunque dicevo, qua c'è una specie di, che ovviamente non si vede assolutamente da lontano, di sentiero. Uno passa di qua. Così si fa. Ora aspettate che non mi ricordo, si valica qua, credo. Ok. Sì. In realtà lì c'è il segno, però credo sì che si passi di qua. Allora, dicevo che sono rocce e chiaramente qualche passaggio così c'è, però insomma è veramente elementare. Io però vi saluto, qui vi faccio vedere questo passaggio, vi saluto perché secondo me mi cade il telefono e cado pure io. A più tardi. Ho superato il castelletto di roccio, ho approfittato anche per fare qualche omino, cioè un bel po' di omini e rinforzare quelli già fatti precedentemente da altri volenterosi. Ecco qua. Adesso sono praticamente sul Monte Golombano e si vede quella pila di rocce con, io non mi ricordo sinceramente se c'era la croce o no, ma adesso lo vediamo. Ogni tanto scende qualche goccia di pioggia che viene dalle valli di Lanzo, perché qui abbiamo, vabbè, a parte il fatto che adesso siamo in alto, cioè nel senso non abbiamo niente che ci protegge, perché questa è la cima più alta qua in zona, e viene questa corrente, mi sembra che venga proprio da, diciamo, da nord ovest, e sembra proprio che quindi nelle valli di Lanzo, che vediamo qua, là sotto vediamo forse più, il tempo sia peggiore rispetto alla pianura, dove in realtà fino a, appunto, dietro, lì dietro non pioveva niente proprio, non si sentiva nulla.
Questa non è neanche pioggia, è proprio portata dal vento. Si vedono molte cose qui. Si vede anche prima il Civrali, ma nel senso che non l'ho detto perché ci sono le nuvole, quindi. E niente, io adesso vi porto insieme a me. Come vedete, abbiamo ancora un mini, giusto per andare, non si vede un cazzo, è meglio averli. E che poi questa dorsale è abbastanza larga, quindi uno prende e non si rende conto che si sta spostando dallo spartiacque, si sta deviando, e quindi magari se ne scende da una parte o dall'altra. E quindi poi sono cazzi per ritornare alla macchina. Eccoci qua. Vedete che sono le 6 del pomeriggio e non c'è nessuno perché è un orario un po'. Diciamo che è un orario da appassionati. Questo è l'orario serale. E vediamo se c'è qualche animale, perché di solito poi sempre qui sulla cima trovi così, diciamo, animali, perché qui non gli rompe il cazzo nessuno, ecco. Anche se questa non è una zona di riserva, se non erro, comunque per venire a cacciare qua devi essere molto motivato da questa, molto motivato a fare questa pratica abbastanza primitiva, quindi è crudele, quindi qui si possono ritrovare gli animali. Ora è anche sera, quindi un orario ancora migliore, crepuscolare, che sono gli orari, diciamo, di attività degli animali, perché sempre per lo stesso motivo, perché sono gli orari in cui l'uomo non c'è, insomma. Comunque non è ancora crepuscolare, anzi, in questa stagione crepuscolo dopo le 8:30, le 20:30, quindi adesso siamo arrivati. È stata una bella camminata, molto bello tutto il sentiero, sia a salire sulla dorsale da Varisella, sia a farsi la dorsale fino al Colombano. Eccoci qua, si dice la croce. Monte Colombano, 1500. No, c'erano 5. No, non 6. 1658. Pensavo 100 metri in meno. Ma va bene così. Ecco, questa è la costruzione che vi dicevo. Per fare questa costruzione ci vuole veramente. Bisogna farsi un culo come un secchio. Ma scusate, non vi avevo. Non vi avevo. Scusate. Eccoci. Colle Grisoni qua sotto. Una volta ho provato a salire un paio di volte, ma non sono riuscito a trovare gli omini. Alla fine ho desistito perché ero anche stanco, ero salito dall'altra parte, che forse il dislivello è maggiore. Qui si vede, credo che quel, non mi ricordo, però diciamo che dovrebbe esserci Col San Giovanni per andare alla Saurela, Punta Saurela. E poi ecco, questo è il l'arpone, si intravede una casina. Qui, che non è una roccia, è una casina. E quello è il rifugio Lunella, ci sono le stanze. Ecco, niente, il Monte Arpone. Eccolo qua. Quello, se non sbaglio, è il Musinè. E qui vediamo cosa c'è. Oh, devo dire la verità che queste cime io non le conosco. Sicuramente c'è il Turu, però non so qual è queste tre cime non le conosco. Cioè, nel senso che non so, non mi prendere, mi metto a fuoco la cosa. Questa non so cos'è. Questa non so cos'è.
e questa qua, non so cosa, insomma, 1, 2, 3, me le conosco, non mi ricordo proprio, non ci sono mai salito. Ecco, lì ci sono degli ometti che forse servono per andare o al Colle Grisoni o addirittura, no, credo che la cresta per l'altra montagna sia di là. Va bene, vi saluto, ciao!